va sempre pronto a servirti. Lascia perdere, piuttosto ho già l'incarico per te. Subito sì, scrivere per voi, per Benino stende. Forse è meglio che tu mi lasci e vada via. Troppe cose mi prometti, amico mio caro. Senti, è bello assai così. Vai, lasciami. Dettami, su noi mai ci fu nulla da ridire, dettami. A tutti coloro che imperano sulla grande Russia, sulla piccola e la bianca, grandi principi e signori. Dico già, non preoccuparti, amico. Spirezzi di Mosca rendono noto che Kovansky il boiaro, principe Ivan e il di lui figlio Andrei, vanno turbando l'ordine dell'impero. Quel codle è andato storto, quante cupole! Rileggi! A tutti coloro che imperano sulla grande luce, sulla piccola, la bianca, grandi principi, signori, gli greci, che rendono noto che i comuni, i boiaro, i principi, quando il mio figlio Andrei è pronto con l'ordine dell'impero! Oh!
dove passano il sangue, lo prendono male alla testa. Dovunque mondo è lutto, e a quanto pare tutto ciò per l'ordine. Presto scrivi così. Compariremo finito. Per la zarina. Per la zarina. E su di te che mediti, ma stai attento. Perché mi spaventi, non c'è del campo, da dove sei trovato, a quale sbarca state, già stavi. I soldi è facile. Non cercar di sapere chi è che t'ha parlato. Non ti conviene dire che Dio mi sia. Sono in mezzo al mondo, servo del demonio. Appartengo al futuro. Ci scarpe in larve, addio, un bel tipo proprio, non sa l'arte dello scrivere, ma è un potente costui, si direbbe ricco e con tanto di puzza sotto il naso. Eppure a pensarci sarà ricco illustre, ma quanto il suo cervello una gallina è meglio. Io povero per me, io più curvo sono, io ho imitato la scrittura del defunto Annani, e un morto non sa chi ha. Arameo!